La storia di Ibrahimovic è molto bella. Io avevo sentito parlare di questo ragazzo, molto giovane, e giocammo con la Roma una partita a Berlino contro l'Ajax, e quando mi arrivò la lista dei giocatori, nel primo tempo non c'era Ibrahimovic. E allora, pensando che avrebbe giocato nel secondo tempo, nell'intervallo, invece di rimanere nel spogliatoio con i giocatori, rimasi fuori a guardarlo come si riscaldava. E capì subito che aveva, lo vidi palleggiare, fare cose, che aveva grande tecnica. Giocammo la partita e capì ancora di più, perché normalmente la valutazione di un giocatore si può fare anche, è molto importante, in base agli avversari che hai davanti. Se hai degli avversari che sono scarsi, questo può mettersi in evidenza. Se invece hai degli avversari di validi, e io la mia squadra è una squadra valida che aveva vinto il campionato e conoscevo i miei giocatori, rimasi impressionato da Ibrahimovic. Questo io allenavo la Roma. Come andai alla Juventus, avevamo solo un attaccante, era Trezeguet, chiesi ai dirigenti della Juventus di acquistare Ibrahimovic. Acquistammo Ibrahimovic, fu un grandissimo affare per la Juventus.